Oh, capitolo 8. Vediamo un po'. I selvaggi. Uptown, 11 aprile del 51. Wait. Vabbè, sì, Cazzo. giustamente. Ehi, Vito, sveglia, sveglia! Che cazzo è Basta, questo? smettila di urlare. Ho un mal di testa. Ah, il giorno dopo, giustamente. Scusa, Joy. E smettila di chiamarmi Joy, razza di scemo. Vito, vieni giù! Oh, Cristo. Ma se io uscissi così, scusami. Cambiate vestiti. Ok, no, me li fanno cambiare per forza. Giacca rossa con camicia. Uniforme da scuola superiore. Ah, questi qua dei tipi non li voglio usare, raga. Potevo usarlo prima quello di Tommy, perché comunque era elegante. Quello di Clay non lo voglio usare. Quale mettiamo, raga? Quello o questo qui? Lo metteremo la prossima volta questo qua. Mettiamoci questo, sto giro, dai. Però posso provarli, vedere un po'. Ma andiamo così, dai. Tanto per. Qui non sono permesse armi. Ah, ok, scusami. Eccomi. Ragazzuoli. Quello che diavolo era? Ha la voce di quel cazzone di Woody Quello era Marty. Ricordi quel ragazzino, mio vicino della vecchia Sada? Dovevo venire a prendere il camion e mi ha dato un passaggio. Che dobbiamo fare col camion? Fammelo Dobbiamo farci un guidare. bel po' di grana. Salta su, te lo spiego per la strada. Dove Guido. andiamo? Riverside. Va bene, è Riverside, sì. Bello. Quanto vorrei Che la prima persona. serata, eh? Già, vuoi dirlo forte? Che c'è? Sei ancora incazzato? No, seppellire un cadavere era la prima cosa che volevo fare non appena uscito. Ehi, andiamo, non ti sei divertito al bordello? Sì, certo, e grazie. Ma è tutto quello che è successo dopo a non essermi piaciuto. Va bene, va bene. Ascolta, oggi andrà meglio, promesso. Lo spero proprio. Allora, dai. Dai, su, che palle. Ci devo badare Allora che nel... succede? È semplice. Andiamo in un paio di posti e scarichiamo queste sigarette. Poi riportiamo il camion e prendiamo la nostra parte. È un gioco da ragazzi. Un attimo. Mi pare di essere finito in galera per un gioco da ragazzi come questo. In Non effetti. preoccuparti, l'ho già fatto. Prima tappa, Riverside. Va bene. Fidati di me, poi mi ringrazierai. Come l'ultima volta. Che ancora mi chiedo come hanno fatto a incastrarmi. Bah, vabbè. Proprio vicino a casa di lui. A casa di Joe. Vabbè, oh. Quanto mi piacerebbe fare un lavoro del genere, raga. Trasportare con i camion e tutto. Veramente bello. Perlomeno perché viaggi. Poi con il GPS ti segni dove andare e boh, mi sei a posto. Ok. E adesso? Adesso ci occupiamo dei nostri clienti. Questi qui comprano all'ingrosso. Vieni con me.
Ok. Sali e passami la roba. Bello quel vestito lì, però sarebbe stato molto meglio con... Ciao, una stecca di res. Passami una stecca di res, Vito. Ragazzi. Va bene, passa qua. Ecco qua. Ehi, che fortuna. Ho finito le sigarette, dammi una stecca di blues. Una stecca di blues, Vito. Bingo. Ho fatto quel tanto perché era blu, il coso, se no. Ora questo qua vorrà questi qua bianchi. Quando ci Ecco qui, fate? signore, a presto. Ah no? Qualche ora più tardi? Che cazzo è successo? Oh cazzo! Ma che cazzo? Ehi, sergente, come va? Una stecca di blues, come al solito. Mi sa di no stavolta. Oh. Ah, credo che prenderò le whites stavolta. Ah. Hai sentito, Vito? Andiamo, una stecca di whites. Va bene. Bingo. Grazie, Joe. Ora levatevi dalle palle, va bene? Ok, è ora. Sale, Vito. Prossima fermata, Millville. Alla grande oggi. Stiamo facendo dei bei soldi qui. Beh, 2 dollari a stecca. È tanto per quei tempi. Ora se prendi una stecca ti spendi 15 euro. Se va bene. Madonna, però, se vedi che sto Ragazzi, andando, smart, fermati. lavorerebbe? Mi piacerebbe, ma non ha neanche 18 anni. Sbrigate lavorette per me, mi fa da autista, fa qualche consegna, cose così. Ma se credi una specie di gangster, credo che guardi un po' troppe firme. Ma se il suo modello sei tu, hai in un mare di guai. Ah, sì? Sonso. Neppure mi ricorda te alla sua età. Appunto, da quando ti conosco, ho passato 2 anni in Europa a scrivere i proiettili e sei in galera. Un mare di guai. Che c'è? Qualcuno ti ha cagato In nel caffè effetti. stamattina? Ti sei dimenticato dei bei vecchi tempi? Magari un giorno me li ricordi tu. Oh. Gli è nata di culo, Joe. Perché se fosse stato lui a portare quei francobolli lì, e poi quei buoni lì della benzina, sarebbe stato lui quello in galera. Oh. Ha avuto sfiga. Hai avuto sfiga, Vito. Molta sfiga. Ognuno c'ha la sua, eh. Madonna, voglio tornare a guidare, raga. Mi fa male sta cosa. Per lo più la macchina, da un botto che non la guido la macchina. Chissà se so ancora come si fa a guidare. Sì, me lo ricordo, non sono mica. Non sono mica stupido. Non hai visto che diventava rosso? No. Visto che ti avevo detto, liscio come l'olio oggi. Ok, ti sei quasi fatto perdonare, quasi. Non rimuginare la Dai, come cosa, potrebbe però. andare meglio? Hai l'aria fresca, buona compagnia e stai facendo una vagonata di soldi. Non male per uno che è appena uscito di galera. In D'accordo, effetti. ok, ascolta. Se le prossime ore filano lisce come queste, siamo pari. Ecco il Vito che conosco. Bene, arriveremo in un secondo. Non finisce bene. Potrebbero far filare per una volta la giornata bene, cioè, per una volta. Se
Non è che deve essere sempre tutto problemi, problemi, problemi. Cazzo, potrebbe anche filare una giornata tranquilla per una volta. Eccoci qui. Ehi, una stecca di blues, per favore. Dammi una stecca di blues. Va bene, passa qua. Ecco qui, signore, a presto. Ciao, prendo un pacchetto di Reds. Una stecca di Reds, vedi? Bene. Ecco qui, signore, a presto. Beh, anche il tramonto, a me sembra. Aia. Cosa vendi, amico? Compri o guardi solo le vetrine? Chissà. Prendiamo sigarette. $2 la stecca, $100 lo scatolone. Ti propongo tu sganci 10 stecche e forse vi facciamo andare via tutti interi. Senti, amico, se te ne torni nella tua macchinina con i tuoi amichetti, io farò finta di non aver sentito. Che te ne pare? Non ci arrivi, vero, stronzo ciccione? È il nostro territorio e dovete pagare per lavorare qui. Quindi paga. Sei tu quello che non ci arriva. Sai con chi stai parlando? Ti do un'ultima possibilità. Vattene ora e forse... Lo so con chi parlo. Con un grasso ciccione pizzaiolo da due soldi che vende sigarette rubate nel mio territorio. Ed è ora di chiudere bottega, stronzo. Ok, ragazzi, è ora di una svendita col boss. Cazzo. Che mi dici ora, ciccione? Che te devo dire? Ecco. Avanti, sali su quella macchina e andiamo. Cazzo. Bene, becchiamo uno di questi coglioni e damogli una lezione. Ferma lì. Accelera, Vito, si sta allontanando. Sono a tavoletta, Joe, più veloce di così non va. Gli impomatati? Cara, questi qua hanno visto troppo Grease. Come dovrei fermarlo? È velocissimo quello. Ma la macchina da... Abbiamo preso quello sbagliato, Joe. Stiamo inseguendo quello sbagliato. Ah, porca troia. Guarda come cazzo va. E ora? Minchia, dovremmo chiedere a Eddie. Fermati alla cabina più vicina e chiama. Aspetta! Quella lì non lo potevo raggiungere. Secondo me è proprio fatto apposta per farsi perdere. La cabina più vicina. La cabina telefonica. Non ne ho mai vista una. Dove cazzo la posso trovare una cabina telefonica? Bene. Se mi fermo e basta? No. Oh, eccola là. Ah, mi viene segnato, perfetto. Meglio così. Vuoi scendere io? È di scarpa. Cioè, devo pure scegliere chi cazzo chiamare, scusami. Eddie, sono Vito, c'è un problema. Ci stavamo occupando delle paglie quando, ecco, questi stronzi impomatati sono arrivati e hanno dato fuoco al cazzo di furgone. Cosa? Mi prende per il culo? Non siete riusciti a occuparvi di un branco di checche? Che cazzo è successo?
Senti, ascolta, Eddie, ascolta, non è colpa nostra, ok? Hanno incendiato il furgone in un attimo ed è bruciato tutto. Ne abbiamo già fatto fuori uno. Ma che cazzo me ne frega? Riportatemi i miei soldi. Ho pagato 2 testoni per quel furgone e le rivoglio. Per vostra fortuna, Cazzone c'è qui con me Steve, uno dei ragazzi di Derek. E stavamo proprio parlando di che cosa fare. Risolveremo la faccenda adesso. Incontrerete con Steve al Crazy Horse, lo conoscete? Vabbè, Crazy Horse, so bene. Steve porterà dei ragazzi. Gli faremo capire che nessuno ci rompe i coglioni. A niente sparatori però, così sembrerà un'altra guerra fra bande. Domani non voglio leggere di una strage sul giornale. Certo, sicuro, e qui non preoccuparti. Ci penso io. Ok, dobbiamo vederci con Steve davanti a Crazy Horse. La buona notizia è che ci darà una mano, quella cattiva è che Eddie rivuole i suoi soldi. Tutti e 2000. Merda! Credi davvero che tireremo su 2 testoni da quelle là? Non lo so, vediamo che cosa hai in mente Steve. Certo non lo fa perché ha il cuore tenero, lo sai. Andiamo. In effetti. Ah, una bella menata di cazzo questa, raga. Eddie era proprio incazzato al telefono. Ci credo, sono incazzato anch'io. Intento farci almeno $2000 con quelle teste da cazzo, anche se non hanno un centesimo. Ci sto. Ma che tipo di lavoro fa Steve per Eddie? Lui lavora per Derek e Derek è nel giro di Vinci. E io che cazzo ne so? In fondo anche tu accetti incarichi da Derek, no? Anche se lavori per Eddie, facciamo tutti quello che si può per campare. In effetti è vero. Ma a quei tempi forse trovare lavoro era molto più semplice. Non era rompicoglioni come adesso. Ai tempi c'era molto bisogno. Cioè, poi qua stiamo parlando dell'America, eh? Io credo che in America ancora adesso sia facile trovare lavoro. Non penso ci sia la crisi che c'è in Italia. Però, qua in Italia è veramente difficile trovare lavoro. Soprattutto se sei uno scansafatiche come me. Sì, a me piacerebbe fare un botto lavori. Lavori che non hanno a che fare con i soldi, che non devi pensare, devi solamente lavorare. Un po' come faceva quella lì delle casse. Bene, mi pagassero, vabbè, a quei tempi lì la paga era diversa da adesso, però mi pagassero come mi vogliono pagare per fare un lavoro del genere, alla lunga è una rottura di coglioni, però non posso fare niente di meglio visto per come sono fatto, quindi merda. Alletta, prima che ti facciano accostare. Calma, ti ho fretta. Ok. Ehi, hey. Hey, ragazzi. Mark, che ci fai qui? Ehi, hey, Joe. Vengo con voi. Steve ha detto no. Che potevo venire. Steve, ma non è... Il ragazzo dovrà pure imparare. Perché siamo qui? Quelli che cerchiamo sono tutti alla fonderia. Di solito si vedono in questo posto, quindi partiamo da qui e poi andiamo alla fonderia a finire il lavoro. Perché ti sei offerto di aiutarci? Quei bastardi hanno distrutto l'auto di mio cugino. Hanno rapinato e gli hanno rotto 3 denti. Già, quegli stronzi fanno un gran casino in tutta la città. Beh, giusto. Sta l'altro zitto. Giorno. Così dice la Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. E noi cominceremo con questo locale. Allora, qual è il piano? Prima di tutto distruggiamo questo posto. E come facciamo? Con questo. Forza ragazzi. Ehi, avanti. Adesso o ci aiuti o te ne stai fuori dalle palle. Diamo una lezione a questi cazzoni. Che cazzo era? Cazzo che bello. Thank you.
Ok, basta così. Lasciamogli un piccolo regalo. Vito, Marty, ho delle Molotov nel bagagliaio. Andate a prenderle e tirategliele dentro. Ehi, hey, è un piacere, Steve. Io gliel'ho tirata, però. Ah, ancora. Che aspetti? Prendi la bottiglia e tirala dentro. Non è così difficile. Così imparano. Rincoglionito del cazzo. Fa niente, credo che il messaggio sia chiaro. Vabbè. Porca troia! Ma che cazzo? Dentro, ragazzi. Ci vediamo all'ingresso principale. Va bene. Cazzo, che roba. Allora, devo dire che comunque è parecchio diverso da Mafia 1. Completamente un'altra faccenda, perché comunque anche contando che Mafia 1 è ambientato negli anni 30, questo qua è ambientato tra il 40 e il 50, quindi è già un po' di tempo. Noi possiamo dire che comunque forse alla fine del gioco andremo a uccidere Vito, raga, non si sa, chi lo sa. Ok, vediamo un po'. Ehi, come siete entrati? Abbiamo seguito la strada di mattoni gialli. Cazzo. Bel colpo. Siete morti, stronzi. Joe, attento! Grazie, ragazzo. Merda, sono armati! Facciamoli fuori! E non voleva una strage, quello lì. Com'è che si... Ok. Vito, copri! Non era così male. Parla meglio, mia sorella! Ormai è nostro! Siete troppo teneri, ragazzi! Copri, coglione! Ti ammazzo! Tutto ok? Sto bene, è solo un braccio, coglione! Bene, vai in scena. Prova ad andargli alle spalle. Volete me? Vaffanculo. Quello stronzo mi ha sparato. Oh, cazzo. Vito, te copro io, muovi. Ma vuoi? Ma che devo fare? Che inciderti, cazzo. Così si fa. Sono un grande! Ehi, va tutto bene laggiù? Sparate a questi stronzi! Muori, muori, muori! Solo un graffio. Vai, vai, ti compro io. Andiamo, Vito. Non sai fare di meglio. Vito, copri. Mi hai rotto il cazzo a coprire. Dimmi di coprirti. Ehi, che succede? Forza, sbrighiamoci ad ammazzarlo. Sono tornato! Arca troia! Bene, Vito, vai, vai! Ehi, ho bisogno di aiuto! Piano piano, andiamo! Io arrivo alle spalle. Ehi,
sei stronzo, un cazzo del genere. Non morire finché non è tutto finito. No, ok. Ah, l'altro lato. Aspetta un po'. M1 Garand? Porca troia. Il Garand è una bella arma, eh. Bene, vai, 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 ti copro io. Ma meglio mia sorella. Vedo, copro. Ehi, sono fatti incazzare. Muoviti, io ti copro. Laggiù. Sei morto. Fallo fuori. Ehi, tutto a posto. Prendilo alle spalle. Devo avvicinarmi. Ma questo qua mi fa scassare da ridere. Che questo ragazzino. Cazzo, Vito è rimasto in guerra. È andato in guerra. Cioè, lo saprà usare meglio lui le armi di loro. Visto, ne ho preso uno. Ma l'ho preso io. Che cazzo dici? Coglione. Non dir cazzate. Ti troverò, cazzone. Oh, aspetta, ecco quelli là. No. Bene, vanno Vito, bene quelli là. Andiamo. Ai. Non sai fare di meglio. Vito, copro. Sì, Gio, ti copro. Mamma mia. Ragazzi, che roba, Gio. Coprimi, coglione. Bene, Vito, vai, vai. Non mettetevi contro di me. Esci. Andiamo, Vito. Dove vuole? Sì, non ammazzatelo. Ok. Ma se io vado su di sopra e vado a prendermi le munizioni del Thompson, visto che ci sono. Ah no, è una MP40. Oh, bello! Ma ho mille armi, quindi. Che cazzo è questo? Sentite, qua? Abbiamo esagerato. Eddie non sarà affatto contento. Io credo di sì, invece. Che dovevamo fare? Lasciarci uccidere? Questi pezzi di merda non daranno più fastidio a nessuno. Beh, e ora, Steve? Ora me ne vado a casa a farmi una bistecca, una doccia e un goccetto. Divertiti. Io e Joe abbiamo ancora da fare. Ci vediamo dopo. Cos'è adesso? Andiamo a vedere nei loro portafogli se hanno dei soldi. Merda, come li tiriamo su due testoni per Eddie? Sai quanto vale una macchina come questa? Minchia, Vito, sei un genio. Questi piccoli gioielli costano, no? Scommetto che Derek ci dà almeno 1000 vertoni per te. Vedi il bolide. Perfetto, ci vediamo al bar. Ma per se n'è già andato quel deficiente là. Com'è? Ah, ok, ferma perno. Ok. Bello di guidare una di queste. È la velocità. Madonna! Madonna, mi ricorda la gara nell'uno. Madonna! Però devo stare attento che la polizia mi rompe i coglioni.
Quasi meglio mettere il limitatore che premere il freno, cazzo. Veramente, madonna. È meglio mettere il limitatore. Vabbè, qua in città metto il limitatore per almeno andare un pochettino più tranquillo e non andare a sbattere a ogni curva. Dai, dai, almeno qua un rettilineo, dai. Non toccarla. Ok. Ok. Vai. Vai come un puledro. Basta. Bella sta macchina però, cazzo. Cazzo. Dovevo curvare prima, mi sono fatto prendere dal rettilineo. mi sono fatto abbindolare dal rettilineo lì. Mi è presa la cosa di vivere un quarto di miglio alla volta. Ok. Esce dalla lontana lontanamente dalla piattaforma. Va bene. 1950. Az, Beppe. Az. Beh, quasi 2000. Ci sta. Ah, merda. Ok. Andiamo. Ci sono 4 stazioni radio. Poche. Qual è il mio obiettivo? Dai, Eddie, cioè, ok. E raga, prima di andare poi a dormire, vorrei andare a vedere un pochettino nei negozi, quelli di abbigliamento, cosa c'è. Perché un po' di soldi da parte li ho messi. Vorrei andare a provare a vedere cosa c'è. E poi magari concludere la live, vedo un po'. La live in generale, perché tanto questo video qua andrà direttamente a quelli di YouTube, quindi... Io parlo per quelli di Twitch in questo momento. Signorina! Ok, siamo arrivati. Sbagliato tasto. No, ho sbagliato. È qua davanti. Ah, bene. Devo andare un po' più avanti, sinceramente. Ah, i selvaggi. Ecco.
Beh, un sollievo, cazzo. Stupidi drogate del merda. Ora staranno al loro posto. Bel lavoro, ecco la vostra parte. Grazie, Eddie. Hai bisogno di altro da noi oggi oppure tutto? Sai, dovrei fare una cosa. No, è tutto per oggi. Se mi serve altro, vi chiamo. Perfetto. Vai a casa, ok. Arrivederla. Ah, arrivederla. Allora, sapete cosa vi dico io, raga? Adesso saliamo in auto e andiamo in un luogo dove ci sono... Perfetto. Ci passo anche davanti, perfetto, non devo dire altro. Fantastico. Cosa ho colpito? Non c'era niente. Vabbè. Ok. Allora, andiamo. Ci sarebbe anche qua, però voglio andare in quello là vicino a casa, così almeno appena finisco posso andarmene. Questo cazzo di naso che è tappato, Dio buono. Oh no! Non ho toccato niente! Wow! Ma tutti parlano siciliano? Cos'è sta storia? Scusami. C'è più gente italiana qui... Dove cazzo è qua? Più gente qua in America che... Che a coso. Beh, bello. Che in Sicilia tra poco. Ah. Ah. Oh sì. No, sbagliato. Cioè, potevo sfondarlo? Vedrà che il prezzo è giustificato dalla qualità dei capi. Camicia, porca troia. Giacca in pelle con camicia. Vestito casual con impermeabile. Bello questo. Vestito casual con impermeabile. Di colore diverso, ovviamente. Completo casual. Basta così. Bello. Ma perché me l'ha messo? Vabbè. Buona giornata, signore. Non c'è tantissima roba da comprare alla fine. Cioè, se uno proprio deve, vedrà vado che qua. Il prezzo è giustificato dalla qualità dei capi. Ma c'è che in pelle con camicia, cioè, dovrei già avere in teoria io. Basta così. Mettiamoci il vestitino con questo. Tanto per averne uno, molto bello, mi piace. Torni presto. Sembra il Joker. Sembra un po' viola questo vestito qua. Peccato che non c'è proprio personalizzazione, diciamo, completa del personaggio, per dire. Oh, mizzica quanto vicino mi è passato. Molto bene. Arca troia. C'ho qualcosa nel frigo? Vabbè. Prosciutto e formaggio. A me non sembra. C'è lattuga, c'è pomodoro. C'è... Vabbè. Tanto penso che dormire mi faccia recuperare vita, quindi a questo punto mi sono chiuso fuori. Ok, dormiamo. No, dormi.